Nel mondo l'uomo è vivo solo a un patto, se può scordar che a guisa d'uomo è fatto. Bertolt Brecht. L'opera da 3 soldi. Parte prima. 1. Entrammo una alla volta. Dopo ore di attesa in piedi nel corridoio, avevamo bisogno di sederci. La stanza era grande, le pareti bianche. Al centro, un lungo tavolo di legno su cui avevano già apparecchiato per noi. Ci fecero cenno di prender posto. Mi sedetti e rimasi così, le mani intrecciate sulla pancia. Davanti a me, un piatto di ceramica bianca. Avevo fame. Le altre donne si erano sistemate senza far rumore. Eravamo in 10. Alcune stavano dritte e compite, i capelli tirati in uno chignon. Altre si guardavano intorno. La ragazza di fronte a me strappava pellicine con i denti e li triturava sotto gli incisivi. Aveva guance morbide, chiazzate di Cooper Rose. Aveva fame. Alle 11 del mattino eravamo già affamate. Non dipendeva dall'aria della campagna, dal viaggio in pulmino, quel buco nello stomaco. Era paura. Da anni avevamo fame e paura. E quando il profumo delle portate fu sotto il nostro naso, il battito cardiaco picchiò sulle tempie, la bocca si riempì di saliva. Guardai la ragazza con la Cooper Rose. Aveva la mia stessa voglia. I fagiolini erano conditi col burro fuso. Non mangiavo burro dal giorno del mio matrimonio. L'odore dei peperoni arrostiti mi pizzicava le narici. Il mio piatto traboccava. Non facevo che fissarlo. In quello della ragazza di fronte a me, invece, c'erano riso e piselli. «Mangiate!» dissero dall'angolo della sala, ed era poco più che un invito, meno di un ordine. La vedevano, la voglia nei nostri occhi, bocche dischiuse, respiro accelerato. Esitammo. Nessuno ci aveva augurato buon appetito, e allora forse potevo ancora alzarmi e dire grazie. Le galline stamattina sono state generose, per oggi un uovo mi basterà. Contai di nuovo le convitate. Eravamo in 10. Non era l'ultima cena. «Mangiate!» ripeterono dall'angolo, ma io avevo già succhiato un fagiolino e avevo sentito il sangue fluire sino alla radice dei capelli, sino alle dita dei piedi. Avevo sentito il battito rallentare. Quale mensa per me tu prepari? Sono tanto dolci questi peperoni. Quale mensa per me su un tavolo di legno? Nemmeno una tovaglia, ceramiche a Aachen e 10 donne. Se avessimo il velo sembreremmo delle suore, un refettorio di suore che hanno fatto voto di silenzio. All'inizio prendiamo bocconi misurati, come se non fossimo obbligate a ingoiare tutto. Come se potessimo rifiutarlo questo cibo, questo pranzo che non è destinato a noi, che ci spetta per caso. Per caso siamo degne di partecipare alla sua mensa. Poi però scivola per l'esofago, atterrando in quel buco nello stomaco, e più lo riempie più il buco si allarga. Più stringiamo le forchette. Lo strudel di mele è così buono che d'improvviso le lacrime agli occhi. Così buono che ne infilo in bocca brani sempre più grossi, ingurgitando un pezzo dopo l'altro sino a gettare indietro la testa e riprender fiato sotto gli occhi dei miei nemici. Mia madre diceva che quando si mangia si combatte con la morte. Lo diceva prima di Hitler, quando andava alla scuola elementare di Braunsteingasse 10, Berlino. E Hitler non c'era. Lei mi allacciava un fiocco sul grembiule e mi porgeva la cartella. E mi raccomandava di fare attenzione durante il pranzo a non strozzarmi. In casa avevo il vizio di parlare sempre, pure con la bocca piena. «Chiacchieri troppo», mi diceva, e io mi strozzavo proprio perché mi faceva ridere quel tono tragico, il suo metodo educativo fondato sulla minaccia di estinzione. Quasi che ogni gesto di sopravvivenza esponesse al rischio della fine. Vivere era pericoloso. Il mondo intero
un agguato. Quando il pasto fu concluso, due SS si avvicinarono e la donna alla mia sinistra si alzò. «Seduta, rimettiti al tuo posto!» La donna cadde giù, neanche l'avessero spinta. Una delle sue trecce attorcigliate a chiocciola si allentò dalla forcina dondolando appena. «Non avete il permesso di alzarvi. Resterete qui seduta al tavolo sino a nuovo ordine, in silenzio. Se il cibo era contaminato, il veleno entrerà in circolo rapidamente.» L'SS ci squadrò una per una per testare la nostra reazione. Non fiatammo. Poi si rivolse ancora alla donna che si era alzata. Indossava un dirndl, forse la sua era stata deferenza. «Basta un'ora, tranquille», le disse. «Tempo un'ora e sarete libere». «O morte», chiusò un camerata. Sentì la gabbia toracica restringersi. La ragazza con la coupe rose nascose il viso nei palmi, soffocò i singhiozzi. «Piantala», sibilò la bruna al suo fianco, ma a quel punto piangevano anche le altre, come coccodrilli sazi. Magari era un effetto della digestione. A bassa voce dissi: «Posso chiederle come si chiama?» La ragazza con la coupe rose non capì che stavo dicendo a lei. Allungai il braccio, le sfiorai un polso, scattò. Mi guardò con un'espressione ottusa. Le si erano spaccati tutti i capillari. «Come ti chiami?» ripetei. La ragazza sollevò la testa verso l'angolo. Non sapeva se aveva il permesso di parlare. Le guardie erano distratte. Era quasi mezzogiorno. Avvertivano un certo languore. Forse non badavano a lei, così biascicò. Leni Winter, come fosse una domanda. Ma era il suo nome. «Leni, io sono Rosa», le dissi. «Vedrai che tra un po' ce ne torniamo a casa». Leni era poco più che una ragazzina. Si intuiva dalle nocche paffute. Aveva la faccia di una che non era mai stata toccata in un fienile, nemmeno nell'inerzia esausta della fine del raccolto. Nel 38, dopo la partenza di mio fratello Franz, Gregor mi aveva portata qui, a Gros Parch, a conoscere i suoi genitori. «Li farai innamorare», mi diceva, orgogliosa della segretaria berlinese che aveva conquistato, che si era fidanzata con il capo, come in un film. Era stato bello quel viaggio a est, in sidecar. «Verso est noi cavalchiam», diceva la canzone. La diffondevano gli altoparlanti, non solo il 20 aprile, il compleanno di Hitler a tutti i giorni. Per la prima volta prendevo un traghetto e partivo con un uomo. Hertha mi aveva alloggiata nella stanza del figlio e aveva spedito lui a dormire in soffitta. Quando i suoi genitori erano andati a letto, Gregor aveva aperto la porta e si era infilato sotto le mie coperte. «No», avevo bisbigliato, «non qui». «Allora vieni nel fienile». Mi si erano appannati gli occhi. «Non posso, se tua madre se ne accorge». Non avevamo mai fatto l'amore. Non l'avevo mai fatto con nessuno. Gregor mi aveva accarezzato piano le labbra. Ne aveva disegnato il perimetro. Poi aveva premuto il polpastrello sempre più forte, fino a scoprire i denti, aprirmi la bocca, ficcarci dentro due dita. Le avevo sentite asciutte sulla lingua. Avrei potuto serrare la mandibola, morderlo. Gregor non ci aveva nemmeno pensato. Si è sempre fidato di me. Nella notte non avevo resistito. Ero salita in soffitta e avevo aperto io la porta. Gregor dormiva. Avevo accostato le labbra dischiuse alle sue per mescolare i respiri. Si era svegliato. «Volevi sapere che odore ho nel sonno?» Mi aveva sorriso. Gli avevo spinto uno, poi due, poi tre dita in bocca. Avevo sentito la bocca allargarsi, la saliva bagnarmi. Questo era l'amore, una bocca che non morde. Ho la possibilità di azzannare a tradimento, come un cane che si ribella al padrone. Indossavo la collana di pietre rosse quando durante il viaggio di ritorno mi aveva afferrato la nuca.
Non era caduto nel fienile dei suoi, ma in una cabina senza oblò. «Devo uscire», mormorò Leni. «Me ne accorsi solo io». La donna bruna accanto a lei aveva zigomi ossuti, capelli lucidi, una durezza nello sguardo. Accarezzai il polso di Leni. Stavolta non scattò. «Mancano 20 minuti, è quasi finita». «Devo uscire», insisté. La bruna la guardò di traverso. «Non vuoi proprio stare zitta, eh?» La strattonò. «Ma che stai facendo?» Quasi urlai. Le SS si girarono verso di me. «Che succede?» Tutte le donne si girarono verso di me. «Per favore», disse Leni. Un SS mi fu di fronte. Le arpionò un braccio e le scandì qualcosa nell'orecchio. Qualcosa che non sentì, ma che le stropicciò il volto sino a sfigurarlo. «Sta male?» chiese un'altra guardia. La donna col dirn saltò di nuovo in piedi. «Il veleno!» Anche le altre s'alzarono, mentre Leni aveva un conato. L'SS faceva appena in tempo a scostarsi. Leni vomitava per terra. Le guardie uscirono di corsa, chiamarono il cuoco, lo interrogarono. Il Führer aveva ragione. Gli inglesi vogliono avvelenarlo. Le donne si abbracciarono, altre piansero contro la parete. La bruna camminava avanti e indietro con le mani sui fianchi e faceva uno strano rumore col naso. Io mi avvicinai a Leni, le tenni la fronte. Le donne si tenevano la pancia, ma non era per le fitte. Avevano saziato la fame e non c'erano abituate. Ci bloccarono lì per ben più di un'ora. Il pavimento fu pulito con giornali e un panno umido. Rimase un lezzo acre. Leni non morì. Smise solo di tremare. Poi si addormentò con la mano nella mia e la guancia sul braccio, appoggiata al tavolo. Una bambina. Io sentivo lo stomaco tendersi e ribollire, ma ero troppo stanca per agitarmi. Gregor si era arruolato. Non era un nazista. Non siamo mai stati nazisti. Da ragazzina non volevo entrare nella Bund Deutscher Mädel. Non mi piaceva il foulard nero che passava sotto il colletto della camicia bianca. Non sono mai stata una buona tedesca. Quando il tempo opaco e smisurato della nostra digestione fece rientrare l'allarme, le guardie svegliarono Leni e ci misero in fila verso il pulmino che ci avrebbe riportate a casa. Il mio stomaco non ribolliva più. Si era lasciato occupare. Il mio corpo aveva assorbito il cibo del Führer. Il cibo del Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo di nuovo fame. 2. Fra le pareti bianche della mensa quel giorno diventai un'assaggiatrice di Hitler. Era l'autunno del 43. Avevo 26 anni, 50 ore di viaggio, 700 chilometri addosso. Da Berlino ero venuta nella Prussia orientale, il luogo dove era nato Gregor, e Gregor non c'era. Per sfuggire alla guerra da una settimana mi ero trasferita a Grossparch. Si erano presentati il giorno prima a casa dei miei suoceri, senza preavviso, e avevano detto «Cerchiamo Rosa Sauer». Non li avevo sentiti, perché ero nel cortile sul retro. Non avevo sentito nemmeno il rumore della camionetta che parcheggiava davanti alla casa, ma avevo visto le galline affrettarsi verso il pollaio, spingersi l'una sull'altra. «Ti cercano», aveva detto Hertha. «Chi?» S'era girata senza rispondere. Avevo chiamato Zart, non era venuto. Era un gatto mondano. Di mattina se ne andava a spasso per il paese. Poi avevo seguito Hertha, pensando, chi mi cerca? Qui nessuno mi conosce, sono appena arrivata. Oddio, è tornato Gregor? È tornato mio marito? Avevo chiesto. Ma Hertha era già dentro la cucina, dava le spalle all'ingresso, interrompeva la luce. Anche Josef era in piedi, una mano poggiata sul tavolo, la postura inclinata. «Hi Hitler!» Due sagome scure avevano scagliato il braccio destro nella mia direzione. Lo avevo sollevato pure io, oltrepassando la soglia.
L'ombra era stinta sui loro volti. In cucina c'erano due uomini in divisa grigio-verde. Uno aveva detto «Rosa Sauer». Avevo annuito. «Il Führer ha bisogno di lei». Non mi aveva mai vista in faccia il Führer. Aveva bisogno di me. Herta si era asciugata le mani sul grembiule e l'SS aveva continuato a parlare. Si rivolgeva a me, guardava solo me. Mi squadrava per prezzarmi, mano d'opera di sana e robusta costituzione. Certo, la fame mi aveva un po' debilitata. Le sirene notturne mi avevano rubato il sonno. La perdita di tutto, di tutti, mi aveva sciupato gli occhi, ma il viso era tondo, i capelli folti e biondi. Una giovane femmina ariana, già domata dalla guerra, provare per credere, prodotto nazionale al 100%. Si è concluso un ottimo affare. L'SS si era avviata. «Possiamo offrirvi qualcosa?» aveva chiesto Herta con imperdonabile ritardo. La gente di campagna non sa accogliere gli ospiti importanti. Josef si era raddrizzato. «Veniamo domattina alle 8. Si faccia trovare pronta», aveva detto l'SS, che fino a quel momento era stata zitta, e si era avviata a sua volta. Le Schutzstaffel facevano complimenti o non amavano il caffè di ghiande tostate. Ma forse c'era del vino, una bottiglia conservata in cantina per quando Gregor fosse tornato. Fatto sta che non avevano preso in considerazione l'invito di Herta. Del resto tardivo, bisogna ammetterlo. O è soltanto che non cedevano al vizio. Tempravano il corpo alla rinuncia. Il vizio indeboliva e loro possedevano forza di volontà. Avevano urlato «Heil Hitler!» issando il braccio. Indicavano me. Quando la camionetta era partita, avevo raggiunto la finestra. Le strisce delle ruote sul pietrisco tracciavano il sentiero verso la mia condanna. Mi ero spostata a un'altra finestra. In un'altra stanza, rimbalzando da un lato all'altro della casa in cerca d'aria, di una via d'uscita. Herta e Josef mi seguivano. «Per favore, lasciatemi ragionare. Lasciatemi respirare». Era stato il sindaco a fare il mio nome, a quanto avevano detto le SS. Conosce chiunque il sindaco di un paese di campagna, anche i nuovi arrivati. Dobbiamo trovare un modo. Josef si era preso la barba nel pugno. La stringeva come se da lì potesse sgusciar fuori la soluzione. Lavorare per Hitler, sacrificare la vita per lui. Non era quello che facevano tutti i tedeschi. Ma che potessi ingerire cibo avvelenato e morire così, senza nemmeno uno sparo di fucile, senza un'esplosione, Josef non lo accettava. Una morte in sordina, fuori scena, una morte da topi, non da eroi. Le donne non muoiono da eroi. «Devo andarmene». Avevo avvicinato la faccia al vetro. Provavo a tirare un lungo respiro. Una fitta alla clavicola lo spezzava ogni volta. Cambiavo finestra. Una fitta alle costole. Il respiro non si liberava. «Sono venuta qua giù per star meglio e invece rischio di morire avvelenata». Avevo riso con astio. Un rimprovero rivolto ai miei suoceri. Neanche fossero stati loro a indirizzare le SS. «Devi nasconderti», aveva detto Josef. «Rifugiarti da qualche parte». «Nel bosco», aveva suggerito Herta. «Nel bosco dove? A crepar di freddo, di fame. Ti porteremo da mangiare noi». «Ma è chiaro», aveva confermato Josef. «Mica ti abbandoniamo». «E se quelli mi cercano?» Herta aveva guardato suo marito. «Secondo te si mettono a cercarla?» «Non la prenderanno bene. Questo no». Josef non si sbilanciava. «Ero un disertore senza esercito. Ero ridicola». «Puoi tornare a Berlino», aveva proposto. «Sì, puoi tornare a casa», aveva ribadito Herta. «Non ti seguiranno fin là».
Non ho più una casa a Berlino, ricorda. Se non fossi stata costretta, non sarei mai venuta qua giù. I lineamenti di Herta si erano irrigiditi. In un attimo avevo sfondato ogni pudore legato ai nostri ruoli e alla scarsa conoscenza che avevamo l'una dell'altra. Mi scusi, non volevo dire... Lascia stare, aveva tagliato corto. Le avevo mancato di rispetto, ma nello stesso tempo avevo spalancato la porta alla confidenza tra di noi. L'avevo sentita così vicina che avrei voluto aggrapparmi a lei. Mi tenga con sé, si occupi di me. E voi? Avevo chiesto. Se poi vengono, non mi trovano e se la prendono con voi. Ce la caveremo, aveva risposto Herta e si era allontanata. Che cosa vuoi fare? Josef aveva mollato la barba. La soluzione non c'era. Io preferivo morire in un luogo straniero, anziché nella mia città dove non avevo più nessuno. Il secondo giorno da assaggiatrice mi alzai all'alba. Il gallo aveva cantato e le rane avevano smesso di gracidare di colpo, come fossero crollate tutte insieme dal sonno. Fu allora che mi sentii sola, dopo un'intera notte sveglia. Nel riflesso della finestra vidi cerchi intorno agli occhi e mi riconobbi. Non era colpa dell'insonnia o della guerra. Quei solchi scuri c'erano sempre stati sul mio viso. Mia mamma diceva: «Chiudi sti libri e guarda che faccia». Mio padre diceva: «Non avrà carenza di ferro, dottore». E mio fratello mi strofinava la fronte sulla fronte, perché quello scivolare come di seta lo faceva addormentare. Nel riflesso della finestra vidi gli stessi occhi cerchiati di quando ero bambina e seppi che erano stati un presagio. Uscii a cercare Zart, che sonnecchiava ciambellato accanto al recinto del pollaio, quasi fosse il responsabile delle galline. D'altronde non è prudente lasciare sole delle signore. Zart era un maschio all'antica, lo sapeva. Gregory invece se n'era andato. Voleva essere un buon tedesco, non un buon marito. La prima volta che eravamo usciti insieme mi aveva dato appuntamento davanti a un caffè vicino al Duomo ed era arrivato in ritardo. C'eravamo seduti a un tavolino fuori, l'aria un po' fredda, nonostante il sole. Io mi ero incantata a decifrare nel coro degli uccelli un motivo musicale e nel loro volo una coreografia eseguita apposta per me, per quel momento che finalmente era giunto e assomigliava all'amore come lo avevo atteso da ragazzina. Un uccello si staccava dallo stormo, isolato e fiero, scendeva in picchiata fino a quasi attuffarsi nella sprea, sfiorava l'acqua con le ali tese e subito risaliva. Era stato solo un estemporaneo desiderio di fuga, una breccia di incoscienza, il gesto impulsivo di un'euforia che ubriaca. La sentivo sfrigolare nei polpacci, quell'euforia. Davanti al mio capo, il giovane ingegnere seduto al bar con me, mi scoprivo euforica. La felicità era appena cominciata. Avevo ordinato una fetta di torta alle mele e non l'avevo assaggiata neppure. Gregor me l'aveva fatto notare. «Non ti piace?» ridevo. «Non lo so». Gli avevo avvicinato il piattino perché la mangiasse lui e quando l'avevo visto ingurgitare il primo boccone masticando in fretta, una foga abitudinaria, ne avevo avuto voglia anch'io. Così ne avevo preso un pezzetto, poi un altro. Ci eravamo ritrovati a mangiare dallo stesso piatto, chiacchierando senza un vero argomento, senza guardarci, come se quell'intimità fosse già troppo, finché le nostre forchettine non si erano incrociate. In quell'istante ci eravamo interrotti, sollevando le teste. Ci eravamo guardati a lungo, mentre gli uccelli continuavano a volteggiare, oppure si appollaiavano stanchi sui rami, sulle balaustre, sui lampioni. Chissà, magari puntavano il becco al fiume per gettarsi in acqua e non riemergere mai più. Poi Gregor aveva volontariamente bloccato la mia forchetta con la sua ed era stato come se mi toccasse.
Herta venne a prendere le uova, in ritardo rispetto al solito. Forse aveva passato anche lei la notte insonne e quella mattina non era riuscita a svegliarsi. Mi trovò immobile sulla sedia di ferro arrugginito, Zart sopra i miei piedi. Si sedette di fianco a me, dimenticandosi della colazione. La porta cigolò. «Sono già qui», chiese Herta. Josef, addossato allo stipite, fece segno di no. «Le uova», disse puntando l'indice verso Laia. Zart gli andò dietro camminando un po' storto. Il suo calore mi mancò. Il bagliore dell'alba si era ormai ritirato, come una risacca, spogliando il cielo del mattino, pallido, esangue. Le galline iniziarono a starnazzare, gli uccelli a cinguettare e le api a ronzare contro quella luce da cerchio alla testa, ma lo stridio di un veicolo che frenava li ammutolì. «Alzati, Rosa Sauer!» sentimmo urlare. Herta ed io saltammo in piedi. Josef tornò indietro con le uova in mano. Non si accorse che ne aveva stretto uno troppo forte. Gli si era rotto fra le dita, su cui si intersecavano rivoli viscosi di un arancione brillante. Non potevo fare a meno di seguirne il tragitto. Si sarebbero staccati dalla pelle e avrebbero toccato terra senza far rumore. «Sbrigati, Rosa Sauer!» incalzarono le SS. Herta mi premette sulla schiena. Mi mossi. Preferivo aspettare il ritorno di Gregor, credere nella fine della guerra. Preferivo mangiare. Sul pulmino diedi un'occhiata veloce e mi sistemai nel primo posto libero, lontana dalle altre donne. Ce n'erano quattro, due erano sedute vicine, le altre stavano ciascuna per conto proprio. Non ricordavo i loro nomi, sapevo solo quello di Leni, che non era ancora salita. Nessuna rispose al mio buongiorno. Guardai Herta e Josef al di là del finestrino macchiato da aloni di pioggia. Sull'uscio lei sollevava il braccio, nonostante l'artrosi. Lui aveva un uovo rotto in mano. Guardai la casa, le tegole annerite dal muschio, l'intonaco rosa e i fiori di valeriana, cresciuti a ciuffi sul terreno nudo, finché non scomparve dietro la curva. L'avrei guardata ogni mattina, come non dovessi più rivederla. Poi avrebbe smesso di essere un rimpianto. Il quartier generale di Rastenburg era 3 chilometri da Grossparch, nascosto nella foresta, invisibile dall'alto. Quando gli operai avevano cominciato a costruirlo, raccontava Josef, la gente dei dintorni si era interrogata su quel via vai di furgoni e camion. Gli aerei militari sovietici non l'avevano mai localizzato, ma noi lo sapevamo che Hitler era lì, che dormiva poco distante e forse d'estate si sarebbe dimenato nel letto tentando di uccidere le zanzare che gli disturbavano il sonno. Forse si sarebbe sfregato anche lui le punture rosse, vinto dai desideri contrastanti che il prurito genera. Per quanto non sopporti l'arcipelago di punfi sulla pelle, con una parte di te non vuoi guarirne, perché è così intenso il sollievo di grattarsi. La chiamavano Wolfschanze, Tana del Lupo. Lupo era il suo soprannome. Sprovveduta come cappuccetto rosso, sono finita nella sua pancia. Una legione di cacciatori lo cercava. Pur di averlo in pugno, avrebbe fatto fuori anche me. Arrivate a Krausendorf, di fronte all'edificio scolastico in mattoncini rossi adibito a caserma militare, ci incamminammo in una fila composta, l'una dietro l'altra. Attraversammo l'ingresso con la docilità delle vacche. Le SS ci fermarono nel corridoio, ci perquisirono. Era terribile sentire le loro mani indugiare sui fianchi, sotto le ascelle, e non poter far nulla se non restare in apnea. Rispondemmo all'appello mentre segnavano sul registro. Scoprì che la bruna che aveva strattonato Leni si chiamava il Friede Kuhn. Ci fecero entrare due per volta in una stanza che odorava di alcol, le altre fuori, in attesa del proprio turno. Appoggiai il gomito sul banco da scolaro
e un uomo in camice bianco mi legò stretto il laccio emostatico e ti chiettò sulla pelle con l'indice e il medio uniti. Il prelievo del sangue sancì in modo definitivo il nostro status di cavie. Se il giorno prima poteva sembrare un'inaugurazione, una prova generale, a partire da quel momento la nostra attività di assaggiatrici diventava inderogabile. Quando l'ago bucò la vena mi girai dall'altra parte. Elfrida era accanto a me, assorta sulla siringa che le aspirava il sangue e si riempiva di un rosso sempre più cupo. Non sono mai riuscita a guardare il mio sangue. Riconoscere quel liquido scuro come qualcosa che proviene dal mio interno mi dà le vertigini. Così guardavo lei, la sua postura da assi cartesiani, la sua indifferenza. Intuivo la bellezza di Elfride, ma non la vedevo ancora. Un teorema matematico in procinto ad essere dimostrato. Prima che me ne rendessi conto, il suo profilo mutò in un volto aspro che mi fissava. Allargò le narici, quasi l'aria non le bastasse, ed io aprì la bocca per prender fiato. Non dissi nulla. «Tenga premuto», avvertì il tizio in camice schiacciandomi sulla pelle un batuffolo d'ovatta. Sentii il laccio emostatico liberare Elfride con uno schiocco e la sua seggiola che strisciava sul pavimento. Mi alzai anch'io. A mensa aspettai che si sedessero le altre. La maggioranza tendeva a occupare la sedia del giorno precedente. Rimase libera quella di fronte a Leni. Da allora fu mia. Dopo la colazione, latte e frutta, ci servirono il pranzo. Nel mio piatto un pasticcio di asparagi. Col tempo avrei capito che somministrare combinazioni di cibo diverse a gruppi diversi era un'ulteriore procedura di controllo. Studiai la sala mensa, le finestre con le grate di ferro, l'uscita sul cortile costantemente piantonata da una guardia, le pareti senza quadri. Come si studia un ambiente estraneo. Il primo giorno di scuola, quando mia madre mi aveva lasciata in classe andando via, il pensiero che potesse accadermi qualcosa di male a sua insaputa mi aveva riempita di tristezza. Non era tanto la minaccia del mondo su di me, quanto l'impotenza di mia madre a commuovermi. Che la mia vita scorresse mentre lei ne era ignara mi pareva inaccettabile. Ciò che restava nascosto, seppur non di proposito, era già un tradimento. In classe avevo cercato una crepa nel muro, una ragnatela, una cosa che potesse essere mia, come un segreto. Gli occhi avevano vagato per la stanza, che sembrava enorme. Poi avevo notato un frammento di battiscopa mancante e mi ero calmata. Nella mensa di Krausendorf i battiscopa erano integri. Gregor non c'era e io ero sola. Gli stivali delle SS dettavano il ritmo del pasto, scandivano il conto alla rovescia della nostra morte possibile. Che prelibatezza questi asparagi, ma il veleno non è amaro. Ingoiavo e mi si fermava il cuore. Elfride mangiava asparagi anche lei e mi osservava. Io bevevo un bicchiere d'acqua dopo l'altro per diluire l'angoscia. Forse era il mio vestito a incuriosirla. Forse aveva ragione Herta, con quella fantasia a scacchi ero fuori luogo. Non stavo mica andando in ufficio, non lavoravo più a Berlino. «Togliti quell'aria da cittadina», aveva detto mia suocera, «o ti guarderanno tutti storto». Elfride non mi guardava storto, oppure sì, ma io avevo messo il mio abito più comodo, il più usato, la divisa lo chiamava Gregor. Quello con cui non dovevo chiedermi niente, né se mi cadeva bene, né se mi avrebbe portato fortuna. Era un riparo, anche da Elfride, che mi indagava e non si preoccupava di nasconderlo. Frugava tra gli scacchi con tale veemenza da farli saltare, con tale veemenza da sfilacciare gli orli, slegare le stringhe delle mie scarpe coi tacchi, sgonfiare l'onda che i capelli mi disegnavano sulla tempia. Mentre io continuavo a bere e sentivo la vescica espandersi. Il pranzo non era ancora terminato e non sapevo se c'era permesso assentarci da tavola. La vescica mi doleva, come nella cantina di Bundengasse, dove mia madre ed io ci rifugiavamo di notte assieme agli altri condomini,
quando partivano gli allarmi. Qui però non c'era un secchio nell'angolo e io non riuscivo a trattenermi. Prima ancora di deciderlo mi alzai, chiesi di andare in bagno. Le SS acconsentirono. Mentre un uomo molto alto dai piedi lunghi mi scortava nel corridoio, udì la voce di Elfriede. «Ne ho bisogno anch'io». Le piastrelle erano consumate, gli interstizi anneriti. Due lavandini e quattro porte. L'SS restò di guardia nel corridoio. Noi entrammo. Mi rintanai in uno dei gabinetti. Non sentii nessun'altra porta chiudersi, né l'acqua scorrere. Elfriede era sparita o si era messa in ascolto. Lo scroscio della mia pipì nel silenzio mi umiliò. Quando aprì la porta, lei la bloccò con la punta della scarpa. Mi premette una mano sulla spalla. Mi fece aderire al muro. Le piastrelle odoravano di disinfettante. Avvicinò il viso al mio, quasi con dolcezza. «Che vuoi?» mi disse. «Io? Perché mi guardavi durante il prelievo?» Provai a divincolarmi. Me lo impedì. «Ti consiglio di pensare ai fatti tuoi. Qui dentro è meglio che ognuna pensi ai fatti propri. È che non sopporto la vista del mio sangue. E il sangue degli altri invece lo sopporti?» Un fragore di metallo sul legno ci fece sussultare. Elfriede si ritrasse. «Che state combinando?» chiese da fuori l'SS e poi entrò. Le piastrelle erano umide e fredde, o era il sudore della mia schiena. «Confabulate?» Calzava stivali enormi, perfetti per schiacciare teste di serpenti. «Ho avuto un capogiro, deve essere stato per via del prelievo». Farfugliai toccandomi il puntino rosso nell'incavo del gomito sopra la vena in rilievo. «Lei mi ha soccorso, ora sto meglio». La guardia avvisò che se ci avesse pescato un'altra volta in atteggiamento intimo ci avrebbe dato una lezione. Anzi no, ne avrebbe approfittato, disse. E a quel punto, in maniera inaspettata, rise. Tornammo a mensa, lo spilungone a controllarci i passi. Si era sbagliato. Non era intimità tra Elfriede e me. Era paura. Misuravamo gli altri e lo spazio intorno a noi con lo stesso terrore incosciente di chi è appena venuto al mondo. La sera, nel bagno di casa Sauer, l'aroma di asparagi che esalava dalla mia urina mi fece pensare ad Elfriede. Probabilmente anche lei, seduta sul water, sentiva lo stesso odore. E anche Hitler, nel suo bunker alla Wolfschanze. Quella sera, l'urina di Hitler puzzava come la mia.